Buongiorno futuri sposi, sono Sara e vi do il benvenuto su Nozzeggiando. Quest'oggi voglio farvi vedere come realizzare del riso colorato. È un'idea molto originale per personalizzare ancora di più i conetti riso che si utilizzano alla fine della cerimonia. In questo caso ho utilizzato del colorante fucsia e come vedrete i chicchi non vengono tutti esattamente uguali, ma ci saranno delle gradazioni un pochino diverse. Ovviamente poi potete scegliere il vostro colore preferito, magari abbinandolo al tema guida del matrimonio. Se volete realizzare da soli questi chicchi colorati, magari non volete però realizzare delle quantità molto grandi, io vi consiglio di utilizzare una base di riso bianca, quindi senza colorante, e poi aggiungere soltanto una parte dei chicchi nel colore preferito. E magari per intensificare un pochino di più la colorazione del riso potete aggiungere dei piccoli coriandoli colorati o delle piccole sagome a forma di cuore o farfalline per creare un effetto ancora più particolare. Spero quindi che questa idea vi piaccia e vi lascio subito al tutorial. Iniziamo procurandoci un recipientino con dell'acqua. Io utilizzerò semplicemente un bicchierino perché vi faccio vedere la prova con questo pochissimo riso. Ovviamente se dovete fare delle quantità di riso colorato più grandi magari vi servirà una ciotola. Vi consiglio comunque di utilizzare qualcosa o di usa e getta oppure magari in vetro o comunque in un materiale che si possa lavare facilmente, perché comunque il colorante poi tende a macchiare un pochino. E infatti ci servirà del colorante alimentare, in questo caso io lo utilizzo liquido e vado a versarne qualche goccia nell'acqua. Lo faccio a occhio, quindi giro utilizzando un cucchiaino di plastica e quando vedo che l'acqua ha un colore abbastanza intenso, ecco qua per farvi capire all'incirca così, diciamo che è la quantità giusta di colorante, quindi si fa molto a occhio. Potete fare degli esperimenti, poi dipende sempre da quanto volete il riso colorato. A questo punto non ci resta che versare il riso nel nostro bicchierino. Mescoliamo bene il riso, in questo modo prima di tutto il riso dentro l'acqua si sciacquerà, perché comunque il riso di solito ha una lieve polverina bianca e va comunque lavato anche se si utilizza bianco, altrimenti poi in particolare l'abito dello sposo, che di solito è scuro, diventerà tutto bianco al momento del lancio del riso. E quindi, come vi dicevo, prima di tutto l'acqua ci aiuta a lavare il riso e poi mescolando un pochino i chicchi si impregneranno bene di colorante. Adesso per far sì che il riso appunto diventi bello colorato dobbiamo aspettare 10-15 minuti prima di poterlo scolare. È passato un quarto d'ora e come vedete il riso si è colorato. Una volta che poi lo lasceremo asciugare il colore diventerà ancora un pochino più intenso. A questo punto io prendo un piattino di plastica per proteggere il piano da lavoro, ma basta anche magari una tovaglia di quelle di plastica. Appoggio dei fogli di Scottex e vado a scolare il mio riso. Potete anche utilizzare direttamente un colino se dovete realizzare delle quantità molto grandi di riso, in questo modo riuscirete a velocizzare tutte le operazioni. Stendiamo bene i chicchi, adesso li lascerò un'oretta su questo Scottex, dopodiché andrò a sostituirlo in modo da avere dei fogli puliti e in questo modo assorbiranno ancora di più l'acqua. Ci vorranno diverse ore prima che il riso sia ben asciutto, quindi non ci resta che aspettare. Ed ecco qui il nostro riso colorato è pronto, come vedete si è asciugato e il colore è diventato un pochino più intenso. Io l'ho lasciato asciugare tutta la notte perché è importante che i chicchi siano ben asciutti, altrimenti potrebbero rovinarsi e magari creare della muffa. In questo modo invece siamo sicuri che si potrà conservare. Spero quindi che questa idea vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ti è piaciuto questo video? Clicca mi piace e condividilo sui social. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sugli ultimi tutorial e per maggiori informazioni visita nozzeggiando.it.